Tra i vari posti e contesti dove suonare, uno di quelli che preferisco è indubbiamente la sfilata. Ecco quindi in questo video alcuni consigli utili per chi si ritrova in questa situazione. Ti direi intanto di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato su tutti i prossimi video. Ricordo una volta. Un'amica pubblicò un video nel quale sfilava e c'era in sottofondo una canzone di Ligabue. Lì per lì pensai ad uno scherzo di cattivo gusto da parte del videomaker. Poi purtroppo mi resi conto che era invece la ripresa della serata perché partivano gli applausi. Ora, con tutto il bene che si può volere al cantante di Correggio, sinceramente non vedo posto più inadatto per la sua musica che durante una sfilata. Ora, quindi, per evitare di compiere uno scempio del genere, ecco una serie di indicazioni che possono essere utili in contesti di questo tipo. Innanzitutto partiamo dalla musica. Se chiami me, la musica la scelgo io. E su questo non ci piove. Se devo mettere la lista di canzoni o la sequenza che preferisci, o chiami qualcun altro, oppure lo fai fare al tecnico, gli dai un CD, una chiavetta, quello che è, così risparmi anche dei soldi. Altrimenti lasci che sia io a tradurre le tue intenzioni, la tua ambientazione, il tuo mood con le scelte musicali. E di contro è una cosa che mi piace fare perché la sfilata ti dà molta libertà di manovra e ti dà anche modo di scegliere tra i vari generi, di giocare tra i vari generi. Ecco quindi che la scelta musicale è una delle attività che preferisco durante la sfilata. Bisogna tener conto del tipo di sfilata, sia del tipo di abbigliamento, del tipo di negozio, del tipo di brand, perché magari si tratta di una sfilata per un evento importante, una fiera, hai magari 10 minuti e in quei 10 minuti devi fare la scelta giusta, che può anche essere un solo brano spalmato per tutto il tempo. L'importante è riuscire a tradurre l'ambientazione che si vuole rappresentare con la nostra scelta. E ci sono vari modi, che ne so, lo swing rimanda magari a dei gioielli che possono essere o eleganti o comunque vintage, tra virgolette, oppure per gli abiti da sposa magari la musica techno non è esattamente la roba più indicata e via via. Ecco che anche nella stessa serata puoi ricreare delle ambientazioni diverse in base al negozio o comunque il committente di quella sfilata. È sempre bene tenere molto presente il contesto in cui si opera, se è una sfilata di paese con i negozi della via, oppure se è una fiera importante con dei brand di livello internazionale. E allora bisogna prestare una certa attenzione sulle scelte che si fanno. In ogni caso, è sempre bene essere molto concentrati nel calarsi nel contesto di riferimento. E di contro ci si può anche divertire e si può anche osare. Nella sfilata non devi far ballare le persone, non devi creare una pista, non devi coinvolgere se non emotivamente, quindi far leva sulla carica emozionale dei brani può essere il modo di fare le scelte giuste. Non basta però scegliere la giusta sequenza di canzoni. In una sfilata i tempi sono fondamentali. Non necessariamente la sfilata, quindi le modelle, seguono i tempi delle canzoni. Puoi scegliere di cambiare le canzoni in base al passaggio di una o più modelle, in base ai momenti del negozio, della sfilata, in base appunto all'inizio e ai finali. Sempre bene avere un inizio di impatto ed un gran finale. Poi nel mezzo te la puoi un po' giocare un po' come preferisci. Però non devi stare attento a mixare la traccia nel giusto momento come se fossi a fare una serata o come se tu fossi a registrare un set. Devi seguire quello che succede, devi cercare di seguire il percorso e di conseguenza anche il ritmo delle canzoni, la velocità delle canzoni la devi adeguare alle modelle, al passo e al percorso. Non è così semplice, non è immediato, devi sviluppare un occhio diverso, devi essere preparato con le canzoni, quello che ti serve e seguire quello che sta succedendo sul momento. Puoi anche preparare delle piccole sequenze mixate, perché no? Però molto spesso in questo caso capita che il passaggio avviene nel momento più sbagliato.
perché alle volte può essere utile allungare certe tracce, cosa che non puoi prevedere inizialmente, non puoi neanche sapere la velocità con cui verrà fatto il percorso e magari la velocità del percorso cambia da modello a un modello. Quindi è bene prestare attenzione a questi dettagli. Questi sono un po' i consigli su come cavarsela in determinate situazioni. C'è anche un aspetto ultimo, anche fondamentale però, che è l'essere pronti a tutto. Difficilmente in una sfilata le cose vanno come previsto, anche ad altissimi livelli. È capitato una volta a Pitti in cui le persone entrassero nella passerella prima del gran finale, perché semplicemente si era buiato lo schermo. Ed era un effetto voluto dal regista. Però purtroppo le persone non capirono in sala, eppure erano anche esperti del settore. Di conseguenza in quei casi devi essere pronto ad agire. Ora io lì ero spettatore, però mi ricordo che la regia riuscì immediatamente a far ripartire la cosa, la musica ripartì, si accelerarono un po' i tempi del previsto perché si doveva in qualche modo evitare che le persone se ne andassero. Ma questo è soltanto uno degli esempi. Capita magari quando sei lì, che hai la cuffia con la regista o il regista, che ci sia bisogno di invertire l'ordine dei brani perché alcune modelle non sono pronte, alcuni capi non si trovano o semplicemente c'è un cambio in corsa. Quindi in quei casi bisogna conoscere molto bene le dinamiche, sapere interagire ed avere anche il piano B, C pronti per poter riuscire ad essere efficaci nel nostro lavoro di DJ. Fammi sapere qual è la tua esperienza con le sfilate, che è uno veramente degli ambiti che preferisco e anche uno dei momenti in cui si possono trovare delle situazioni interessanti, anche perché, diciamoci la verità, stare in mezzo ai modelli e alle modelle, bei ragazzi, belle persone, belle ragazze, insomma, mica è così male, no? Allora, quando inizi a essere chiamato anche per delle sfilate importanti, ti puoi anche trovare il modo di divertire. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi su Essere DJ Oggi.